Esatto, una resistenza vorticosa, quindi un Esatto. vortice che poi tra l'altro tende a perpetuarsi, no? Tra l'altro. Certo, Non è un esatto. vortice, diciamo, una volta che si crea il vortice, poi ristabilire, diciamo, il corretto flusso è più Sì, difficile, cioè, esatto, cioè quindi bisogna tende, cercare, una volta che c'è un esattamente. vortice tende a far separare di più che non di meno, come abbiamo visto per dire sulla ventilazione, no? Era la stessa cosa. Che una volta che è partita la ventilazione sul profilo in un punto, poi tuc, si è portata giù tutta la ventilazione su tutto il resto A me veniva il fantastico esempio della gara di biglie sulla spiaggia, che sostanzialmente se tu dai un colpo troppo forte alla biglia vai fuori strada, vai fuori pista, esatto. e invece, infatti questo è un po' quello che succede, quindi diciamo profili, quello che mi veniva da commentare è che i profili più profondi che si utilizzano per le bele da vento leggero sono dovuti alla nostra volontà di generare maggiore portanza Esatto. e sono consentiti dal fatto che le particelle si muovono più lentamente. Se Esatto. le particelle si muovono più velocemente non possiamo avere profili troppo profondi, pena la separazione del flusso e Esatto. quindi Perché se la la... velocità è minore, quando la curviamo, gli chiediamo in verità di fare relativamente un gradiente appunto di velocità, quindi una variazione di velocità. Diversa, più bassa, mentre se lei sta Certo. andando molto più veloce e noi gli chiediamo di curvare in poco tempo, gli chiediamo di fare un gradiente di velocità molto alto in poco tempo. Per cui le vele da vento leggera sono più profonde, possiamo farle più profonde. Quindi diciamo quello che si può portare a casa come conclusione di questo breve ragionamento è che c'è sempre una turbolenza con cui Sì. fare i conti che va semplicemente minimizzata, non si può sperare di eliminarla totalmente, ma va minimizzata. E quindi questo ci aiuta molto, secondo me, mentalmente. Cioè, noi sappiamo Certo. che comunque viviamo in un sistema imperfetto. Per limitare l'imperfezione dobbiamo cercare di fare tutta una serie di attività. Che la prima delle quali è Cercare di fare un bordo d'uscita. giusto, no, mi Piuttosto veniva da dire comprare vele nuove, ma no, sono quelle cose che non è vero, non è quello vero, non ci non è vero, penso più questo non è neanch'io. vero. Esatto. Fare un bel recut di una Un vela bel vecchia. recat di una vela, Esatto, esatto. e rimuovere l'unghia d'uscita. Va Esatto. bene. E sì, no, fare vela nuova perché vela vecchia grasso indietro. Vela vecchia e grasso indietro, sì. Va bene, perfetto. La regola ha una nonna un po' particolare, evidentemente. Esatto. Va bene, dai, ci vediamo alla prossima, è già Buona lunghissima. serata. Ciao, Ciao ciao. ciao, ciao.